Zona rossa in Campania a partire da domenica 15 novembre. Il sabato precedente però c'è ancora la possibilità di correre in pista al Kartodromo Iscaro. Tra l'incertezza generale per il proseguimento del campionato, l'ottavo round di Rent Kart Elite comincia e finisce nel segno di Dante Cirillo. Il pilota dell'XS Racing Team Naples comanda la classifica con un discreto vantaggio sugli inseguitori e si riconferma capolista grazie alla vittoria della manifestazione che gli permette di allungare ancora di più ampliando il distacco. A 4 gare dal termine, Cirillo così ipoteca la vittoria finale, candidandosi concretamente come nuovo campione regionale. A nulla servono gli sforzi di Bifulco e Brignoli, al pilota capolista va tutto per il verso giusto, basti pensare al 12° posto di Cretella, l'unico potenziale competitor che in un sol colpo perde oltre 30 punti. Ormai solo Cirillo è artefice del suo destino e la coppa sembra realmente a portata di mano. Lo si intuisce subito, già quando le qualifiche determinano una batteria composta da 7 piloti, tutti compresi nei primi 9 piazzamenti in classifica, mentre nell'altra i restanti 2, tra cui ovviamente proprio Cirillo, a battagliare con gli sfavoriti. Gara 1 è quindi tutta in discesa, grazie anche alla pole assoluta che lo vede partire primo. L'unico che riesce a dargli filo da torcere è Angelo Liccardo. Il pilota dell'RG Squadra Corse, davvero scudiero di Bifulco, cerca in tutti i modi di rallentare la fuga di Cirillo. Già nel primo giro riesce infatti ad affondare un doppio sorpasso che lo porta direttamente alle calcagna del favorito. Tuttavia la grinta dei rimontanti Avella e Bosco costringe Liccardo alla difensiva, portandolo a calcolare male una traiettoria e perdere così il contatto con Dante Cirillo, ormai in fuga solitaria. Un gioco da ragazzi dunque ottenere la vittoria della prima manche, mentre Liccardo riesce nell'impresa di rimontare dall'ultimo piazzamento fino al quarto posto, valido per la qualifica alla finale di gara 2. Con lui anche Avella e Bosco, autori di un bel duello dall'inizio alla fine. In batteria B invece scivolano Donnarumma e Alessio Cirillo. Ancor peggio accade nella seconda batteria di gara 1, dove tutti sono potenziali vincitori. Fabrizio parte in pole, con Fusco, Bifulco e Giancarlo Brignoli nelle vicinanze, mentre dietro ci sono Germino, Califano e addirittura Cretella. In partenza si conferma Fabrizio in testa, ma bastano poche curve per ribaltare l'ordine in pista. Il pilota Denso si ritrova addirittura ultimo quando tutto il gruppo cerca contemporaneamente l'inserimento vincente. La spuntano Bifulco, Brignoli e Fusco, con Califano quarto in rincorsa e Cretella quinto dopo alcuni buoni sorpassi. Alla lunga i margini di distacco aumentano, soprattutto si allontanano Fusco e Brignoli per la vittoria. I due si sorpassano a vicenda più e più volte, mentre Bifulco si ritrova impegnato a difendere il terzo piazzamento da Califano sempre in scia. Alle loro spalle la bagarre tra Germino, Fabrizio e Cretella impedisce a quest'ultimo di mantenere viva la speranza di una rimonta, rendendo vano ogni tentativo di riapertura del campionato. Con Bifulco terzo all'arrivo, nemmeno Brignoli riesce ad ottenere la vittoria. Fusco è in gran forma e per tutta la seconda metà della gara mantiene saldamente il primo piazzamento con una fase difensiva praticamente impeccabile. Si delinea così uno scenario chiarissimo, soprattutto nel vedere Cretella partire in batteria B di gara 2 con Germino e Donnarumma. Proprio i tre partono al meglio, insieme a Fabrizio che raggiunge il gruppo in poche curve. Cretella sembra avere più convinzione, ma la fortuna non è dalla sua parte. Stavolta è un contatto con Donnarumma che relega entrambi negli ultimi piazzamenti. Ne approfittano così Germino e Fabrizio che si inseriscono per puntare alla vittoria. Cretella tenta la rimonta, ma è costretto di nuovo a perdere secondi preziosi nel duello per il terzo posto con Donnarumma. Ma vedendo che la vittoria è ormai una sfida per i soli Germino e Fabrizio, Cretella alla lunga perde motivazione e si lascia scappare l'avversario. Fabrizio si candida fortemente alla vittoria, quando ottiene il primo posto a pochi giri dalla fine e mantiene l'avversario alle sue spalle solo fino all'ultima curva. Quando c'è forse un calo di concentrazione, forse la troppa convinzione, forse invece l'astuzia e l'intraprendenza di Germino che si infila e soffia il primato al pilota Denso. In sprint finale, Fabrizio cerca di rimediare all'arrivo, ma ormai il danno è fatto. Al photo finish vince Germino, autore di una prova di grande caparbietà e furbizia, a confermare uno splendido momento di forma. È solo un caso se il pilota del GP Racing non sia nella batteria finale, dove invece ci si gioca le sorti del campionato. Il favorito è sempre Cirillo, tallonato da Bifulco e Brignoli, ma con la mina vagante Fusco che parte primo in griglia. La partenza dimostra come anche gli altri però siano degni di questo palcoscenico. La sorpresa di turno è Marco Avella che si aggiunge al gruppo in testa dove ha la peggio Giancarlo Brignoli. Il vincitore dell'ultimo round viene deviato dal tracotante Bifulco,
conscio che si tratti dell'ultima reale occasione per riaprire i giochi. Il pilota XS invece deve ripartire dalle retrovie, dove viene nuovamente coinvolto in uno scontro molto pericoloso. Stavolta però passa dal subire al colpire in pieno Vincenzo Califano. Il tamponamento è tra i più rischiosi del campionato, con Califano già fermo in curva per un contatto con una Vella in testa coda e Brignoli che non riesce a frenare in tempo, urtandolo sulla fiancata destra. L'impatto costringe Califano ad abbandonare la gara, mentre gli altri due riescono a ripartire seppur a fatica. Meglio comunque a Vella, che raggiunge Fusco in terza piazza e instaura con lui una bella sfida. Per la vittoria invece si crea il duello pronosticabile tra Cirillo e Bifulco, che si trascina per tutta la manche, ma il pilota RG è troppo concentrato e non sbaglia un colpo. La vittoria è sua. Cirillo comunque si accontenta del secondo posto, grazie al quale allunga incredibilmente il vantaggio su Cretella e mantiene le distanze proprio da Bifulco, addirittura terzo in classifica generale per via del peggior tempo in qualifica rispetto a Fusco, giunto a pari merito a quota 80 punti. I tre sul podio sono comunque primi nelle rispettive categorie, ma a festeggiare più di tutti è ovviamente Dante Cirillo, che con la vittoria di questa manifestazione mette praticamente la parola fine al campionato. Ovviamente è stata più complicata la seconda gara. Diciamo, ho giocato l'astuzio, ho preferito arrivare secondo anziché tentare quindi il sorpasso e farci venire a prendere da gruppo inseguitore. Quindi diciamo un buon secondo posto portato a casa e fa classifica. La parola fine si mette all'ultima gara, quindi diciamo che c'è un'ipoteca per ora e continuiamo a prendere punti di vantaggio e poi vediamo a fine campionato dove saremo.